Allora, un saluto speciale, accogliente, riconoscente a Giovanni Santilli, a questa bella comunità di amici che viene qui per riconoscere il merito. E anche un saluto ai relatori che parteciperanno a questo momento che non è soltanto di storia e di memoria, ma anche di sostegno per il futuro del cammino del nostro paese e anche dei territori che sono grande parte di questo paese. Io darò il mio saluto ponendomi delle domande. C'era bisogno di una riflessione scritta di questo tipo in Abruzzo, in Italia, nella comunità politica? Secondo me sì. Ed è la ragione per la quale voglio dare un contributo che non è soltanto di amicizia e di circostanza, ma un contributo che cerca di dare anche un segno all'indirizzo del recupero di una riflessione politica. C'era bisogno perché questo libro racconta come una vita dedicata a fare esperienza fa bene, fa stare bene il singolo e fa bene, fa stare bene anche la collettività. Qual è il significato di questo libro che racconta una vita dedicata? Il significato riguarda intanto la questione della classe dirigente di un paese, di un sistema paese, fatto anche di migliaia di territori differenziati. Come si diventa classe dirigente? Qui c'è una fotografia che ricostruisce come la classe dirigente si costruisce, si costituisce e diventa funzione per quanto riguarda quella coppia diritti-doveri che poi è lo specifico anche del sistema giuridico di un paese. E qual è la classe dirigente che viene delineata? Una classe dirigente che non fa la scommessa dell'uno uguale uno, che non fa la scommessa, diciamo, della donazione di ruolo, ma fa la scommessa, primo, di dedicare una parte importante del proprio tempo alle questioni degli altri. Io vengo da una zona dell'Abruzzo che assomiglia alla zona dalla quale viene Giovanni Santilli e c'è un protagonista in questo libro che di sicuro è Giovanni Santilli, ma un altro protagonista è il territorio dal quale lui viene con le cicatrici che riporta quel territorio e che conserva, con le disparità di opportunità e di condizioni di quel territorio rispetto ad altri territori dello stesso Abruzzo. Nella zona dalla quale vengo io c'era un modo di dire, lo dico a Massimo D'Aleva, ad Andrea Orlando, a De Angelis, al mio amico Michele Fina e anche alle esperienze qui professionali ed istituzionali che sono riportate alla mia destra. C'era un modo di dire, la brava persona è la persona che adempie tutti i giorni ai doveri riferiti alla propria famiglia. La bella persona è la persona che, accanto ai doveri riferiti alla propria famiglia, poi si fa carico delle questioni degli altri. Aggiungerei, poi le istituzioni si fanno carico delle questioni di tutti. Ma coloro i quali vogliono essere socialmente significativi si devono fare carico anche delle questioni degli altri. E questo racconto racconta come si cuce, come si compone il tema delle questioni proprie e delle questioni degli altri, fino a farle diventare questioni dell'intera comunità regionale o nazionale. Secondo me questo libro ci aiuta anche a volgarizzare, a rendere dicibile e comprensibile la questione oggi resasi complessa dell'articolo 49 della Costituzione, la questione dei partiti politici, del che sono, come fanno funzione, come riescono ad essere riconoscibili, utili, significativi i partiti. Qui c'è l'inveramento del partito politico che diventa funzione. Funzione di cosa? Quella grande funzione che consente, per esempio, al partito politico di rendere presenti gli assenti. In ogni democrazia non tutti possono essere presenti nello spazio istituzionale della decisione. La politica, i partiti, grazie alla politica, se viene declinata, consentono agli assenti di essere presenti. E Giovanni Santilli racconta come lui, dirigente di partito in cammino, si faceva carico di portare nei luoghi della decisione le questioni della sofferenza, del bisogno e del dolore.
Lui da piscina, dai paesi dell'Interland della Mastica, che diventa punto di riferimento del processo decisionale prima in provincia dell'Aquila, poi a livello regionale e poi nel cuore delle decisioni del sistema paese attraverso il suo arrivo a Roma. Vedete, e mi avvio alla conclusione perché il mio vuole essere un saluto che incoraggia questo livello, diciamo, di fertilità nei rapporti tra singoli e collettività. Io mi sono posto la domanda, ma quando è accaduto che in Italia il tutto corrispondesse al niente? Quando, cioè, ci siamo fatti prendere da una emotività che ha negato alla radice la pubblica opinione capace di misurare e di giudicare? Io pongo una data che corrisponde ad una trasmissione, una televisiva ed una radiofonica. Quella televisiva è quella che corrisponde a Funai, vi ricordate voi? E quella radiofonica 3131, quando abbiamo fatto genuflessione rispetto al giudizio istantaneo, emotivo, negando l'uso della ragione. Questo libro ricostruisce come le democrazie si costruiscono in basso e in alto attraverso le argomentazioni, la discussione nel merito, l'ingresso dentro le questioni, il confronto impegnativo. Mi piace molto, e davvero concludo, il grande spazio che si riconosce in questa galleria dei ricordi, in questa galleria di fotografie, al ruolo dei mondi vitali, degli interessi organizzati che poi si componevano alla fine nella decisione istituzionale. La vicenda dell'Aquila, capoluogo, il ruolo del Partito Comunista e di alcuni dirigenti nel fare in modo che le opinioni convergessero attraverso una valutazione idonea, appropriata, proporzionata. Bellissimo. Mi ricordo che fa di Don Antonio Sciarra, cattolico, sacerdote bravissimo, che dopo aver fatto benissimo nella Marsica, anche mio amico personale, per l'esperienza che lui fece con successo nella Caritas locale e poi nella Caritas anche dell'Albania, vicino Scutari. Ecco, questo è stato possibile ad un comunista militante, impegnato, fruttuoso, produttivo come Giovanni Santilli, perché aveva imparato nella scuola di partito, ascoltando i suoi compagni di vicenda e di impegno sociale, che le ragioni ci sono anche dalle altre parti, nelle parti lontane, anche le parti che non corrispondono alla parte della propria formazione. Giovanni, grazie per questo libro che racconta una storia dedicata alla costruzione dei nostri Abruzzi per fare in modo che diventassero un Abruzzo unitario e unico. Dunque questa è l'occasione per presentare una biografia parziale, dico subito.